passeggiava in bicicletta per le strade di Pagani consegnando a domicilio la droga ai suoi clienti. È stato arrestato dai carabinieri della locale tenenza, guidati dal comandante Angelo Chiantese, un giovane spacciatore del posto che pensava di agire indisturbato, mentre invece era da tempo stato individuato dalle forze dell'ordine che attraverso appostamenti e pedinamenti avevano seguito le mosse del cosiddetto postino della droga. È stato bloccato dai militari dell'arma proprio mentre si spostava per le strade cittadine di Pagani con l'intento di consegnare cocaina a un cliente. Dopo essere stato bloccato a bordo della sua bicicletta e perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di varie dosi di cocaina già pronte per essere vendute e con un'ingente somma di denaro contante, sicuro provento dell'attività di spaccio. Il tutto è stato posto ovviamente sotto sequestro. Indagini però ancora in corso per scoprire se il soggetto lavorasse in proprio oppure se è parte integrante di un gruppo dedito alla vendita di sostanze stupefacenti. E i carabinieri di Pagani hanno arrestato, su ordine emesso dal GIP Pacifico e su richiesta del PM del Tribunale di Nocera Inferiore Lenza, che ha coordinato le indagini, un quarantenne di Pagani, pluripregiudicato, che si era reso protagonista di una rapina ai danni di un anziano di Sant'Egidio del Monte Albino. L'uomo, che a quanto pare andava a caccia di abitazioni isolate, specie nelle zone rurali di Pagani e Sant'Egidio per mettere a segno i suoi colpi, è stato arrestato per rapina aggravata. Dopo essersi introdotto nell'abitazione di Sant'Egidio dell'anziano, non aveva esitato a malmenarlo, una volta che quest'ultimo l'aveva scoperto in flagranza. Assicuratosi il bottino, datosi alla fuga, è stato poi individuato grazie all'identikit tracciato dall'anziano ferito, che infatti aveva dovuto ricorrere alle cure sanitarie. A distanza di qualche settimana, gli inquirenti sono risaliti al responsabile, che è stato arrestato appunto nelle scorse ore.